E allora intanto cominciamo subito dando la parola al padrone di casa, al presidente del CONI dell'Emilia Romagna, Umberto Suprani, che ci illustra un po' anche questa giornata. Buongiorno. Anche il titolo che abbiamo assieme alla cooperativa inteso dare a queste iniziative dice già qual è l'obiettivo di questo, di questi incontri, che poi sono la realizzazione del protocollo che il CONI regionale ha firmato con la Federcultura, Turismo e Sport della Confcooperative. Nuove frontiere nello sport. E fra le nuove frontiere dello sport c'è la cooperativa sportiva. Era già da qualche tempo, soprattutto da quando all'inizio del mio mandato abbiamo cercato di dare un'impronta nuova, di capire dove lo sport e regionale e nazionale volesse andare e soprattutto di lanciare dei messaggi, di lanciare delle proposte, degli stimoli nuovi ai dirigenti, alle società e quindi in generale al mondo sportivo. Abbiamo inteso come comitato regionale, come scuola regionale dello sport, lanciare questo messaggio perché crediamo che la cooperativa sportiva è una delle soluzioni ai tanti problemi, soprattutto a livello di gestione degli impianti, ma non solo, di tanti problemi che le società sportive stanno patendo in questo periodo. Periodo molto strano perché i dirigenti devono rendersi conto che le cose mutano di giorno in giorno, di minuto in minuto. Con la globalizzazione non si è mai sicuri di quello che succederà il giorno dopo, il mese dopo. Quindi io credo che già dai 7 incontri precedenti che abbiamo fatto in altrettante province dell'Emilia Romagna, in cui era sempre presente rappresentanti della cooperativa e rappresentanti del comitato regionale, abbiamo inteso coagulare questi mondi perché scambiassero esperienze, scambiassero suggerimenti, scambiassero anche iniziative, perché uno dei problemi più importanti che abbiamo come società sportiva in questo momento è una gestione adeguata e che veda al di là del proprio naso. Io sono convinto che i risultati del convegno di oggi pomeriggio saranno molto proficui, in quanto entreranno proprio nell'essere delle cose e quindi daranno quegli indirizzi pratici che a livello teorico, a livello di intenzioni, noi come Comitato Regionale del CONI abbiamo espresso, a tutti voi avete avuto una copia di Sport Plan, che è il piano per lo sport nell'Emilia Romagna che abbiamo inteso pubblicare nell'autunno scorso, ed è un'opera che è andata al di là delle aspettative, non per essere autoreferenziali o per farci gli applausi da soli al Comitato Regionale, ma soprattutto è un'opera che ci è stata ammirata e invidiata da altri comitati regionali del CONI, anche da Roma, perché abbiamo mandato un messaggio, abbiamo detto noi non registriamo solo che succede, ma vogliamo cercare di precorrere i tempi in alcuni nei macro problemi che il mondo sportivo deve affrontare di qui ai prossimi 10, anche 15 anni. Non siamo ambiziosi, non è un libro dei sogni, ma questa è la fotografia da Piacenza Rimini, ma al di là della fotografia, nella seconda parte, si indicano anche le soluzioni dei problemi dello sport, sia dilettantistico che professionistico. Soluzioni che noi crediamo che siano realistiche, non un libro dei sogni, ma le abbiamo ponderate e al lato pratico stiamo riscontrando che in parecchi di questi casi abbiamo centrato l'obiettivo. Quindi ringrazio i relatori, ringrazio l'amico Massari, ringrazio tutti coloro che interverranno, ringrazio anche l'amico Fabio Sturani, membro di giunta del CONI, che terrà le conclusioni assieme al sottosegretario alla presidenza della regione Rossi, che ci ha assicurato la propria presenza alla conclusione dei lavori. Ringrazio l'amico Martinelli che
è la spalla più comoda e più dura per quanto riguarda la collaborazione, per quanto riguarda gli aspetti dello sport dal suo punto di vista. Quindi ringrazio tutti voi e vi auguro buon lavoro.